nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Sara e oggi andremo a fare insieme una cosa che avrei dovuto fare un po' di tempo fa in realtà, ossia lavare la criniera Lalla e sistemarla. Solo che tra una cosa e l'altra non avevo davvero voglia. Però oggi mi sono detta ok, assolutamente facciamolo. E allora ho colto l'occasione per portarvi con me a fare questo vlog. Quindi adesso stiamo andando a prendere Lalla e fa caldo, fa davvero caldo. Anche perché ieri ha piovuto, quindi ovviamente c'era freschino, e invece oggi fa caldo. Però comunque fortunatamente qui non fa così caldo, cioè fa caldo però comunque non c'è umidità, quindi ci si può stare, ecco. Lallina, amore! Eccola Lallina dentro, perché fa davvero tanto tanto caldo, però tanto lei sta fuori la notte. Ciao amore! Ciao amore! Dai, andiamo a lavare la criniera. Sistemeremo questa criniera terrificante. È davvero terribile, guardatela. Oh mio Dio, Lalla. In che condizioni sei, amore? In che condizioni terrificanti sei? Poi il ciuffo, ma il ciuffo ormai ci ho rinunciato. In 3 anni e mezzo non sono mai riuscita a sistemarlo. È il ciuffo da pony. Amore. Sei pronta? Sei pronta per il tuo nuovo look? Sei pronta? Nasona! Che bel nasone! Criniera lavata, adesso andiamo a farci un giretto così almeno si asciuga e poi la sistemiamo, la strippiamo un pochino. Vero Lallina?
direi che è asciutta. Possiamo procedere con la fase 2. Tu che dici, Lalla? Lallina, che dici? Andiamo? Dai, andiamo! Brava Lallina, andiamo! Che bella criniera che c'hai adesso! Guarda, mio amore, quanto sei bella! Con la criniera. Bella, andiamo. Andiamo. Quindi adesso appunto la criniera è asciutta e devo dire che è morbidissima e favolosa. È spettacolare, vi giuro, è la prima volta in 3 anni e mezzo che sento la sua criniera così. E il problema è che lei ha una criniera davvero assurda, è terrificante. Quindi adesso, Lallina, adesso andiamo e strippiamo. E teoricamente dovrei anche metterci un pochettino di meno rispetto al solito, perché non devo combattere contro la criniera terribile. Quindi adesso la leghiamo e andiamo a fare ciò che bisogna fare. Ciò che ho rimandato per mesi, ma adesso non posso più rimandare. Bisogna farlo, basta. Però almeno è venuta carina. Mi piace, mi piace, mi piace. Perfetto, andiamo. Pettinino preso, vediamo se sono ancora in grado dopo tutti questi mesi. Andiamo. Ok, ok, ok. Non sono abituata a sentire la tua criniera così morbida e liscia e fantastica. Ok. Abbiamo appena finito, sono davvero molto contenta del risultato, mi piace davvero tantissimo. Sono parecchio sorpresa, devo dire, perché erano mesi che non strippavo più la criniera, però mi è venuta abbastanza bene, dai. Certo, ho ancora tanto da migliorare, però pian piano ci arrivo. Lalla, cosa stai facendo? Guardate cosa sta facendo questa. È lì che si sta mangiando l'albero praticamente. Siamo giunti alla conclusione di questo video. Io e Lalla speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se è così, non dimenticatevi di lasciare un pollice in su, lasciare un commento, iscrivetevi al nostro canale. Cosa stai facendo? Non si sa. Iscrivetevi al nostro canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!